Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo video dedicato a Rainbow Friends e Grimace. Ebbene sì, ci sarà anche un po' di schivi di toilet, quindi oggi ci sarà veramente tutto. Partiamo con il nostro amichetto. Vi ricordate chi è lui? Se conoscete FNAF saprete sicuramente chi è. Partiamo con lui. Il nostro povero amico che si è bevuto il milkshake maledetto del Grimace. Pozione che fa diventare giganti? Beh, Red è diventato gigante, ma la sua testa è minuscola. Lo skibidi toilet vuole curarlo. Sembra che non ci sia niente da fare. Red sta ripensando a tutte le cose che hanno passato insieme, tutti i momenti felici e bellissimi, ma... Bisogna prendere un fiore dal Grimace, dalla sua schiena pelosa, e forse potremo curare il nostro amichetto. No. No. Nel frattempo, tutti gli schivi di toilet si sono trasformati in Grimace Shake. Red deve cercare di combattere contro il Grimace. Mentre lui li sta tirando, milkshake avvelenati. Ce la farà Red gigante a salvare il suo povero amico? Non lo so, bisogna stare a vedere. Stiamo a vedere. Ora è un combattimento proprio identico a... Vediamo se riuscite a capire da dove ha preso ispirazione questo combattimento, questa lotta contro questo boss Grimace Shake. Avete indovinato? Avete scritto Cuphead nei commenti? Se avete scritto tutti quanti Cuphead, avete scritto bene. Perché questo combattimento è ispirato proprio a Cuphead. Se ci avete mai giocato, fatemelo sapere. Se l'avete proprio per la Nintendo Switch, ditemelo qua sotto. E se invece l'avete visto giocare a qualcun altro, non importa. L'importante è che lo conosciate. Nel frattempo è arrivata Bambalina, che con il suo scettro magico ha fatto fuori il Grimace una volta per tutte. È lì, tremante, a terra, poverino. Non ci resta che prendere il fiore. Dov'è il maledetto fiore? Guardatelo! Gregory! Sta malissimo! Fiore. Pozione. Shakeramento. L'antidoto sembra pronto. Vediamo se funziona. Ha funzionato! Tutto è bene quel che finisce bene. Oh, Grimace... Devi essere fatto fuori una volta per tutte, perché stai facendo il delirio a giro da tutte le parti. Sembra buonissimo. Non mi dite che vogliono annaffiare il Grimace e andare a vendere il Grimace Shake. Questa volta non avvelenato. Un Grimace Shake che... Non faccia star male le persone, ok? Lo stanno mettendo dentro la terra, come se fosse una patata, una pianta. E hanno prelevato qualcosa come 1500 miliardi di fiori. Produzione su larga scala. Beh, in effetti era talmente buono che doveva essere venduto a tutti. Secondo me hanno fatto anche bene. Tanto il Grimace se lo merita un po'. Dopotutto il delirio che ha fatto in giro per il mondo. Stanno stampando le etichette. A 1000 all'ora. E ora la pubblicità. Vediamo com'è. Ah, ecco, stava dicendo che non era buono. Perché a lui gli piaceva quello avvelenato. Bambalina gli ha dato un colpo. Devi dire che è buono, maledetto. Piace a tutti. L'unico che non lo adora è il Grimace, perché a lui piaceva il suo milkshake, quello avvelenato. Sembra vendere un sacco. E sembra piacere veramente a tutti. Esatto, tutti adorano il milkshake. Gli aveva detto andatevene, ma Bambalina è pronta a minacciarlo. Purple Flower, Grimace Shake. Purple Flower vuol dire fiore viola. Ovviamente è il fiore che aveva sulla schiena lui. Oh no! Chica è arrivata tardi. Non lo bere, non lo bere, non lo bere.
gli ha dato quello avvelenato. Ah, meno male che abbiamo il fiore che rimedia tutto. Stai meglio, Chica? Ha ribevuto quello avvelenato. E allora ti meriti di schiantare. Una storia extra? Il Grimace che si prepara per andare a lavorare? Ma che carino! Sta andando al McDonald's? Ovvio che sta andando al McDonald's. Si annoia a stare lì a lavoro. Ha rubato un panino! Buono, lo vorrei anch'io. E Bambalina lo bastona. Beh, ma abbiamo altre storie del Grimace, e questa volta ambientate nel mondo di Skibidi Toilet. Guardate, TV Girl! Quanto è carina! Mi sa che lei deve catturare il Grimace. Secondo voi? Stiamo a vedere cosa succede. Eccolo! Quello è il milkshake del McDonald's maledetto. Mi sa che... Why are you helping us, sir? Questa è la cameraman... Ma la vecchia cameraman! Here they are, boss. Sta aiutando Coach Pickles e Amanda. You betrayed us. Oh my god, you guys be captured too. I love your hair, yellow shirt girl. Ragazzi, sono stati tutti catturati dal Grimace. Legati. Ma TV Girl è arrivata ad aiutarli, si spera. Liberali. Oh no! Quel cameraman antico era dalla parte del Grimace e voleva solo incatenarli? Maledetto! Cosa vogliono fare? Esperimenti su di loro? Sei brutto, odio il tuo colore, la tua famiglia fa schifo e sei grasso. Ecco che cosa le ha detto. Sei bruttissimo, nessuna donna ti sopporta. A un certo punto non si sente più l'audio. C'è stata un'esplosione così forte che mi sa che tutti sono rimasti mezzi sordi. Non sento nulla, non va più niente. Il Grimace sta urlando, loro stanno correndo. Lei si è presa cameraman. Forse deve arrestarlo, non lo so. Ma vi ricordate che cos'è successo? Quelli sono tutti Garten of Bambam che sono stati trasformati dal Grimace. Volete sapere come sono stati trasformati e quando? Beh, se lo volete scrivete sì nei commenti e io vi faccio vedere come siamo arrivati a questo punto. Ma di chi è quella mano gigante? Oh mio Dio! Il Grimace è stato preso? È tornato l'audio! Sento tutto di nuovo! E che ci fa ora un gigante Skibidi Toilet? È venuto a combattere! Quelle cose viola che ha sulla schiena ce le ha perché ha preso il Grimace! Artigli! Artigli di Grimace! Forse sì! Ma adesso vi faccio vedere che cosa è successo ai Garten of Bambam! Il nostro amico Coach Pickles, che è il salvatore di tutti, insieme a Amanda... è andato ad aiutare i suoi amici perché il Grimace li ha rapiti tutti. E nel frattempo arrivano anche gli Skibidi Toilet. Il Grimace ha detto seguitemi. Che cosa sta succedendo? C'era uno scheletro. Vuole offrire loro dei Grimace Shake. Non beveteli. E infatti non dovevano berli. Mi dispiace per questo, amici. Io vorrei una famiglia. Vi farò diventare la mia famiglia, ha detto. Ha preso tutti Garten of Bambam, gli ha fatto bere il... Mil
milkshake avvelenato del McDonald's. E adesso? Amanda è talmente magra e piccola che è passata tra le sbarre. Liberaci, per favore! Siamo tuoi amici! Lo farà? Vuole farla fuori? Loro sono scappati e mi sa che da qui in poi è quello che abbiamo visto prima. Vedete? C'è cameraman che li ha aiutati. Solo che dopo averli aiutati li ha traditi. Non ha senso. Amici e amiche, ho anche delle creazioni del Grimace bellissime da farvi vedere. Mi raccomando, riprovate a farle a casa vostra e mandatemele su Instagram. Se mi mandate i disegni, le creazioni che fate, io le ripubblicherò nelle mie storie. C'è una storia in evidenza sul mio Instagram con tutti i disegni che mi avete già mandato. E oggi siamo qua per trarre un po' di ispirazione e provare a rifare queste creazioni bellissime. Qua, Blu The Rainbow Friends è appena stato trasformato nel Grimace! E ora? Disegnare bene, disegnare male. Un buon consiglio per disegnare bene il Grimace: non fatelo così, ma fatelo nell'altro modo, un po' più preciso. State attenti alle linee e state a vedere come viene bello. Eccolo! Super bellissimissimo, vero? E guardate un po', avete visto quel foglio fatto tutto di quadratini? C'è stato disegnato sopra una specie di labirinto e dopo aver fatto il labirinto dovrete disegnare tanti bei personaggini. Potrete disegnare tutti i Rainbow Friends versione base e poi tutti trasformati nel Grimace. Guardate quanto sono belli e adesso potrete farli andare in giro per tutta la mappa. Guardate che bello, il Grimace piano piano insegue tutti i Rainbow Friends ed uno ad uno li deve trasformare nella sua versione. E poi quando li ha trasformati tutti, ha finito. Bello questo labirinto, eh? Beh, abbiamo avuto la nostra dose di Rainbow Friends, la nostra dose di Skibidi Toilet e la nostra super dose di Grimace Shake. Forse troppo, non bevetene troppo, perché altrimenti vi trasformerete anche voi. E adesso altre creazioni. Quella di prima era una specie di Nintendo Switch fatta di carta e dovevate mettere le palline nei giusti buchini. Può essere fatta a mano, completamente da zero. Dopo vi faccio vedere come. E poi abbiamo questa creazione qua, che secondo me è una delle più belle. È una novità perché non l'avevo mai vista se non nell'ultimo video delle creazioni che avevo fatto. Ditemi se ve lo ricordate. E qua abbiamo il Grimace. Guardatelo, sembra che balli con le sue gambette e le sue braccine. E questa sì che è una creazione meravigliosa. Queste le trovate di solito al mare. Quando andate al mare ci sono sempre questi cosi che hanno un volante e voi dovete cercare di far andare la pallina nel punto giusto per vincerla. Ecco, questa è la versione homemade, fatta a casa. È bellissima. Ha vinto senza far cadere la pallina. E adesso un altro disegno del Grimace, fatto male e fatto bene. Guardate questo, poco dettagliato, poco preciso. Ecco, non fatelo così, fatelo come nell'altro disegno. Guardate quanto sta venendo bene. Basta solo avere un pennarello nero e un pennarello viola e non serve altro. È super, super carino e anche super, super pelosino. Oh, con il suo milkshake in mano, pronto da bere. Vi faccio vedere come è stato creato questo, che tra tutte quelle di oggi devo dire che è la mia creazione preferita in assoluto. Guardate che carino, è stato fatto tutto a mano, infatti come vi dicevo prima, ritagliato, colorato. E lì c'è lo spazietto per la pancina dove verrà messo un pezzettino di cartoncino e tada! Il buchino è perfetto per andare a fare il nostro giochino, che è stato costruito tutto a mano anche questo. Ora basterà mettere la pallina e provare a non farla cadere nei buchini. È facile da fare, vero? Secondo me sì, molto più di quanto potrebbe sembrare. Beh, fatemi sapere qual è stata la vostra creazione preferita di oggi, se vi piace il Grimace e se ti fate per cameraman o Skibidi Toilet. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!